Assessore Ilda Curti al Comune di Torino, quali saranno le priorità da affrontare in tema di politiche sociali nella nuova legislatura regionale? Sicuramente uno dei temi fondamentali è quello dell'occupazione, perché la questione sociale deve essere affrontata in molti modi, ma soprattutto intervenendo insomma, nel settore di crisi, che è quello dell'occupazione, che sta aumentando la fascia grigia delle nuove povertà, perché sicuramente questo soprattutto per gli enti locali è uno dei problemi più grossi. Poi noi siamo in frontiera e affrontiamo a mani nude l'aumento degli sfratti incolpevoli, l'aumento appunto di quella fascia grigia impoverita che, perdendo il lavoro, poi in realtà bussa alle nostre porte. E io devo dire, in questi anni noi abbiamo avuto una scarsa interlocuzione con l'istituzione regionale proprio su questi temi, quindi intanto l'occupazione, poi lavorare in modo condiviso anche con le amministrazioni locali, non solo quelle amiche ma tutte, per favorire dei processi di inclusione sociale e che evitino la segregazione in qualche modo sia spaziale che sociale, hanno aumentato il divario delle diseguaglianze. Penso in particolare a uno dei temi di cui mi occupo da molti anni, che è il tema dell'integrazione. In questa regione vivono, lavorano, hanno contribuito con le loro tasse, con i loro contributi, tantissimi immigrati, persone che vengono da altri paesi del mondo e che hanno subito la crisi esattamente come i loro colleghi italiani, ma sono stati tagliati tutti gli ammortizzatori sociali per queste persone, a cui pure hanno contribuito. E quindi in realtà in questi anni si è favorita una guerra tra poveri che poi lacera il tessuto sociale delle città e delle comunità. Allora io penso che uno degli investimenti più grossi che debba fare questo nuovo governo regionale sia proprio di reinvestire nella ricucitura dei legami sociali attraverso politiche di giustizia sociale, di investimento per lo sviluppo e per l'aumento dell'occupazione. Lei è anche assessore alle pari opportunità. Quali collaborazioni pensa si possano realizzare tra il Comune e la Regione su questo tema? E anche questo è stato un po', di tutte le deleghe che mi occupo io sono forse le deleghe con cui ho avuto meno interlocuzione con questa passata giunta regionale, perché mi occupo di appunto pari opportunità, integrazione, e sono stati esattamente i temi su cui l'interlocuzione non c'era. Sulle pari opportunità in particolare l'assenza della Regione in questi anni si è sentita, soprattutto nell'investimento che pure la città di Torino ha fatto sul tema dei diritti per tutti e quindi dell'uguaglianza, in particolare nei confronti delle donne. Su questo siamo teoricamente tutti d'accordo, e poi invece per chi ha orientamenti sessuali diversi, che pure sono cittadini secondo l'articolo 3 della Costituzione, per cui noi investiamo tantissime politiche pubbliche per favorire l'uguaglianza, e abbiamo avuto un'interlocuzione un po' zoppa con la Regione.